sono contentissima di essere qui. In primis perché non lo so, oggi mi sono svegliata di buon umore, quindi sono contenta a prescindere. In secondo luogo perché il video che vi sto registrando è un video che mi state richiedendo da tantissimo tempo e per tantissimo tempo non intendo qualche settimana, qualche mese, ma addirittura anni. Considerate che forse è stata una delle prime richieste che mi avete fatto quando mi sono iscritta su YouTube. Quindi pensate da quanto tempo me lo state chiedendo e non ve l'ho mai fatto perché sinceramente non pensavo potesse interessarvi. Tuttavia, nelle ultime settimane invece ho visto proprio che questa richiesta era aumentata, per cui ho deciso appunto di accontentarvi. Il video in questione, come leggete dal titolo qui sotto, è la mia collezione di borse. Tuttavia vi devo dire la verità, non è propriamente la mia collezione di borse, in quanto io di borse ne ho tantissime. Dovete sapere che sono la mia più grande passione, cioè sono il mio accessorio preferito, c'è chi ama gli occhiali da sole, chi i bracciali, eccetera. La mia passione sono le borse, ne ho veramente a valanghe, perché le colleziono da quando ho tipo 10 anni e molte le ho in comune con mia madre, quindi non le uso soltanto io. Alcune me le hanno regalate, alcune le ho comprate, insomma, chi più ne ha più ne metta. Fatto sta che ne ho veramente tantissime. Secondo me ne ho circa, non lo so, 50-60, non lo so, veramente tante. Per cui era un po' impossibile farvele vedere tutte. Oggi, per cui, ho deciso di selezionare le mie top 10, quindi le mie preferite in assoluto. Se poi volete vedere anche le altre, magari vi farò più episodi, insomma, di questa categoria. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e provvederò a farvi vedere tutto il resto delle borse, però diciamo divise in diversi video perché in uno tutte era impossibile, sarebbe venuto un video di 2 ore e anche no. Quindi direi di non perdermi subito in chiacchiere e di iniziare facendovi vedere la prima. Ovviamente andremo in ordine, quindi dalla decima alla prima, dove la prima è la mia preferita in assoluto, così se vi interessa insomma vedere quali sono i miei gusti, che tipologie di borse prediligo, potete appunto farvi un'idea. Al decimo posto, come fossimo a Sanremo, abbiamo questa. Considerate che purtroppo io ho un grosso problema con le borse, cioè che non mi ricordo mai i modelli, né tantomeno i prezzi, anche perché alcune le ho da parecchi anni, quindi sinceramente non me li ricordo e potrebbero essere o aumentati o abbassati, quindi non ve li dirò. E comunque al decimo posto abbiamo questa. Questa qui è il modello più famoso della Twin Set, perché appunto è di questa marca. Dovete sapere che io ero fissata con questo brand quando avevo 18 anni, proprio. Era la mia fissa più totale, mi piaceva moltissimo e anche oggi mi piace abbastanza, però un po' meno, diciamo. È una borsa bella, capiente, molto grande, soltanto che è leggermente scomoda, forse perché essendo così grande, ma essendo, diciamo, morbida, è poco strutturata e con gli anni ho imparato che le borse strutturate sono le migliori, personalmente per come mi trovo io, che devo metterci tanta roba, e se la borsa non è fatta a scomparti o comunque non è rigida, rischiate che le cose si rovinino, si rompano, eccetera. Vi faccio vedere com'è fatta. Allora, è un modello particolarissimo, è forse tra le borse che vi mostrerò quella più particolare di tutte. E a questa borsa sono molto legata perché me l'ha regalata mia mamma per la maturità, quindi appena saputo il voto di maturità, e anche perché l'ho comprata il giorno in cui ho visto Lady Gaga al concerto a Perugia. Quindi è stata una giornata bellissima, tra le più belle della mia vita, e quindi cioè per me ha un valore sentimentale inestimabile. Comunque, è capientissimo, oddio, questo non riuscirò a farvelo vedere più di tanto, perdonatemi. Comunque è veramente, veramente grande. Ha una tasca qui che si chiude, soltanto che con gli anni è diventata un po' antipatica da chiudere. Visto? E poi ha una tasca dietro per mettere magari il telefono, la tessera dell'autobus, cose così. E si può tenere appunto o per il manico oppure per una tracolla lunghissima, e il motivo per cui è rossa è perché il rosso in quel periodo era tipo il mio colore dell'anima, non so per quale motivo, però è veramente veramente bella, molto particolare. Al nono posto abbiamo questa qui di Michael Kors. Questa qui l'ho presa in super sconto, l'ho pagata 2 lire, come si dice a Roma, perché l'ho presa all'outlet, quindi era già scontata di tipo prezzo outlet, in più c'erano i saldi, quindi super scontata. L'avete già vista perché ve la feci vedere in un haul tipo un anno fa, una cosa del genere. E voi direte perché al nono posto? È molto bella, è vero, è molto bella, ma è un po' scomoda. Perché questa parte qui, che è appunto la, diciamo, l'apertura della borsa, è stretta. A voi non sembrerà stretta, ma vi assicuro che quando ci infilate le mani è parecchio stretta, e mi è capitato di notare che gli anelli, se avete anelli soprattutto molto ingombranti, e sapete che io sono praticamente la Madonnina di Lourdes con gli anelli e con i bracciali, me li riga, perché questa parte è talmente chiusa a volte, rimane molto chiusa, soprattutto quando la borsa è piena, che quando infilate le mani vi riga gli anelli. Quindi non è propriamente una cosa bella, però oggettivamente è una bellissima borsa, è abbastanza capiente considerando
per quanto sembra piccola dall'esterno, e mi piace il fatto che sia super strutturata. In più, questa è una colorazione veramente passepartout, cioè la mettete con qualunque, qualunque cosa, sia che siate vestite super colorate che di nero. Veramente, veramente bellissima. All'ottavo posto abbiamo questa qui di Liu Zhou. Questa è una new entry, quasi, nel senso che l'ho presa la scorsa estate, ed è una borsa a cui sono legata sentimentalmente, perché mi ricorda la mia vacanza a Barcellona con il mio ragazzo la scorsa estate. Se avete visto i miei vlog, ce l'avevo ed è l'unica borsa che ho portato, quindi l'ho utilizzata praticamente tutta la settimana che ero lì, e quindi automaticamente la collego a quel periodo. Questa è una borsa molto bella. L'unico motivo per cui la colloco all'ottavo posto è perché, come potete vedere, ha una trama, una fantasia particolarissima, quindi non sta bene su tutto, manco per niente. Però a me piaceva tantissimo, e poi l'ho pagata, ragazzi, una cosa ridicola, perché io amo molto i saldi, amo molto l'outlet e faccio degli affaroni. È abbastanza capiente perché ha una tasca qui e un'altra qua, non so se vedete, e in più qua si apre con un bottone, insomma ha tre tasche e è veramente comoda. Tra l'altro pesa pochissimo, quindi veramente una comodità allucinante, e come potete vedere è a tracolla. Lina, tra l'altro, quando la porto in giro non so perché la gente mi chiede, ma è tipo una borsa fatta tipo a forma di mortadella? What the fuck? Al settimo posto abbiamo la borsa che ho comprato sempre a Barcellona, come la vacanza che vi ho appena menzionato, la scorsa estate a luglio. Questa qui è di Victoria's Secret, ed è il loro modello classico, quindi molto grande, fatta in questo modo. La particolarità di questa borsa innanzitutto è il colore, perché non so se lo renderà bene alla telecamera, ma vi assicuro che è un colore a metà tra un blu elettrico e un viola, quindi molto bello, cioè difficile da trovare su una borsa. E poi la cosa bella è che dentro è di questa colorazione, cioè colore olografico, quindi di quello che a seconda di come lo orientate è di un colore. E in più all'interno di questa borsa era presente questa pochette che io poi ho staccato perché la utilizzo da sola, insomma, sempre del colore che richiama appunto l'interno della borsa, magari per mettere soldi, telefono, cose così, ed era legata a un gancio che appunto si trova qui. Questo è molto molto capiente. L'unico motivo per cui la colloco al settimo posto è perché è aperta, quindi potrebbe essere una perfetta borsa da università, perché c'entra il computer, c'entra qualunque cosa vi serva. Il problema è che, essendo aperta, se andate con i mezzi come faccio io, cioè le maniche si possono entrare nella borsa, proprio nemmeno si contano. Quindi diciamo è una borsa per chi ha la macchina o per chi deve fare tragitti molto brevi, per cui non rischia nulla, altrimenti non ve la consiglio perché veramente rischiate tanto. Al sesto posto metto un'altra borsa di Michael Kors, questa qui. Questo è stato un regalo, e è stato il regalo da parte dei miei zii per i miei 18 anni, quindi anche questa ha un valore molto importante per me. Il bello di questa borsa innanzitutto è che è molto elegante, nera, ed è soprattutto rigida, cioè di quelle che vi insomma dei modelli di cui vi facevo riferimento prima, ovvero quelle che potete metterci anche, non lo so, un cane dentro, praticamente non si sfonda né si sforma, e sono qualità in una borsa che io cerco sempre perché la trovo molto più comoda e secondo me dura anche molto di più. Questa è veramente bella, molto grande. L'unico problema di questa borsa, che me la fa collocare a delle basse posizioni, devo dire, è il fatto che sia estremamente pesante, cioè questa borsa da sola, tenendola su così, pesa, cioè non saprei dirvi quanto pesa, ma secondo me 1,5 kg sicuro, anche 2 forse, è veramente tanto, soprattutto se la volete riempire, alla fine pesa tantissimo, quindi al quinto posto colloco lei. Questa, non vi spaventate, si apre, è una Longchamp, è una delle borse più famose di sempre, penso, perché è una borsa di un brand di lusso, ma il loro modello più economico. Ora non ricordo quanto io l'abbia pagata, ma tanto, ma non tantissimissimo, considerando che brand è. Questa anche ha un valore molto sentimentale per me, perché io cerco sempre di dargli un valore, diciamo, in più, oltre insomma, al valore oggettivo in sé. Perché questa l'ho presa alle Gallerie Lafayette a Parigi, me l'ha regalata mia mamma. E il bello di questa borsa è che guardandola non gli dareste una lira. Mia madre, quando l'ho presa, era schifata, diceva: ma che borsa è? Sembra una cosa della spesa. In realtà questa, probabilmente tra tutte quelle che vi ho fatto vedere, è la borsa che più ho utilizzato, perché è un po' come lo zaino della Eastpak. Vedendolo così direste: questo si sfonda dopo 2 giorni di scuola. In realtà resiste nei secoli dei secoli. Questa qui è super resistente. Questo è il modello medio, perché poi ne esiste uno più grande e altri due più piccoli, mi sembra.
C'entra la qualunque, cioè l'ho utilizzata sia quando andavo al liceo, perché risale a tipo 5-6 anni fa, e l'ho utilizzata anche per uscire. È molto comoda perché è vero, non è, come dire, non ha una sua forma rigida, ma il fatto che sia così tanto leggera fa sì che non abbia peso, cioè questa secondo me pesa quanto, non lo so, due piume, e c'entra di tutto e non si sfonda, cioè questa è la cosa strana, non si è mai sfondata. Io ci ho messo anche il vocabolario di latino, cioè cose pazzesche, e ancora è qui con noi. E la cosa bella è che, come vi ho fatto vedere, si ripiega, quindi questa è la borsa che io utilizzo come passepartout in vacanza, cioè mi porto una, parto con una borsa in aereo, dopodiché questa la metto in valigia perché è l'unica borsa che c'entra ovunque, perché guardate quanto diventa piccina, cioè, rendetevi conto di quanto diventa piccola. E c'entra di tutto, quindi questa è una di quelle borse che vi consiglio di comprare, anche perché esistono mille colorazioni e troverete sicuramente quella che fa per voi. Al quarto posto abbiamo questa di Guess. La prima cosa che mi ha colpito di questa borsa è la colorazione, estremamente particolare. Direi che è una sorta di lampone leggermente più tendente al viola, è parecchio grande. E il bello di questa borsa è che sta bene su tutto, perché ha quel tocco di colore che magari se siete vestiti tutte di nero fa la differenza. E poi è molto grande, è una delle borse che utilizzo di più soprattutto per andare all'università, perché ha qui una taschina, qua un'altra tasca in mezzo e in più un'altra tasca di qua. C'entra il computer, per cui è favolosa, e poi è rigida, quindi tiene botta. Qualcuno potrebbe dire, ma è aperta? In realtà no, perché a differenza di quella di Victoria's Secret, ha questa parte qui davanti, non so se la vedi, questa qui, che si chiude. Quindi ai lati rimane aperta, ma avendo una tasca in mezzo è molto difficile infilarci le mani, perché lo spazio è veramente stretto, e essendo la borsa rigida, a differenza dell'altra che era molla, dovete fare forza per entrare, voglio dire, ve ne accorgete se qualcuno vi sta infilando le mani nella borsa con questa. Quindi bellissima, anche questa l'ho presa in super sconto all'outlet con i saldi, quindi anche questa pagata una cavolata rispetto al prezzo di origine. Al terzo posto, quindi siamo sul podio, c'è questa. Questa è recente, ve l'ho fatta vedere nell'ultimo haul, e inizialmente vi devo dire la verità, l'ho comprata ma non pensavo che l'avrei sfruttata così tanto. In realtà la sto utilizzando praticamente tutti i giorni, quando ovviamente non vado all'università. E il bello di questa borsa è innanzitutto il fatto che sia di questo colore estremamente delicato, e anche questo è un colore passepartout, sta bene su tutto, è tipo il nuovo nero, come vi ho detto in quel video. È una borsa a tracolla leggerissima, quindi veramente comoda, e in più sembra piccola ma credetemi non lo è, c'entra tutto il necessario, considerate che ci metto le chiavi di casa, il telefono, il portafoglio, fazzoletti, ammuchina, tessera dell'autobus, insomma le cose principali c'entrano. Veramente comoda e veramente molto molto carina, tra l'altro entra anche benissimo sotto al giubbotto, quindi magari la sera ve la mettete lì sotto, non si vede. Veramente, se trovate una borsa similare, compratela, perché secondo me è perfetta e serve sempre una borsa del genere, anche per la sera è una perfetta pochette. Al secondo posto abbiamo questa, che so che a molti di voi non è piaciuta, quindi me ne dispiaccio, ma io la amo. Questa borsa è di Mia Bag, che era un brand molto molto famoso anni fa, ecco vedete il logo, ad oggi è un po' forse sparito, però comunque a me era rimasta il pallino di prendere questa borsa che costa un botto, ma io l'ho pagata a 49 euro, e questo me lo ricorderò per sempre perché è stato un affare talmente grande che non potevo dimenticarla. Il bello di questa borsa è che è grandissima, cioè si vede che è gigantesca, e ha una chiusura particolarissima, cioè si apre così e così. L'unica cosa per cui è scomoda è che il manico, essendo dall'altra parte rispetto alla chiusura, fa sì che quando la dovete aprire la dovete tenere solo per un manico, ed è un po' scomodo soprattutto se state per strada. E è una borsa che può diventare ancora più grande, perché qua si apre questo bottone da una parte e dall'altra e diventa ancora più grande. E il bello è che si può portare anche a tracolla, quindi può essere anche una borsa comoda, insomma non solo da portare col braccio così. E che dire di questa borsa? L'ho usata tra virgolette poco, perché comunque è recente, l'avrò presa meno di un mese fa, per cui non l'ho ancora sfruttata benissimo. L'unica cosa che negativa che ho riscontrato è questa cosa del manico, che è un po' scomoda, però per il resto è veramente una bellissima bellissima borsa. Anche questa cosa dei teschi, credetemi, dal vivo fa la sua figura. Infine, al primo posto, una borsa che ho desiderato per mesi, mesi e mesi, e alla fine, nonostante costasse, non tantissimissimo, però un po' considerando il posto in cui l'ho presa, è questa.
È una borsa di Zara ed è forse la borsa più famosa di Zara. Se state sperando che la metta in sconto, non la metterà mai in sconto perché è tra i loro prodotti più venduti, quindi non la metteranno mai in sconto. È veramente bella. Cioè, ha una sua eleganza particolarissima. In più, diciamo, strizza un pochino l'occhio alle borse Chanel, che però costano l'ira de Dios, per cui è un, diciamo, un buon compromesso. È così, non è grandissima. Ecco, la cosa brutta di questa è che sembra grande, ma per assurdo forse è più grande quella di Guess rosa di prima, perché è estremamente strutturata, quindi non la potete allargare, come dire, perché poi non si chiude. Ha due tasche. Ed è fatta in questo modo. Soprattutto pesa, perché questa parte qua pesa un botto. Questa catena sembra la catena delle ruote della macchina e pesa altrettanto tantissimo. Però è veramente una borsa super elegante, l'ho desiderata per troppo tempo, per cui eccoci qua. Io spero vivamente che le aspettative che avevate per questo video e l'attesa che avete dovuto, diciamo, subire nell'attesa di questo video sia valsa la pena, perché mi ci sono molto impegnata. E spero che sia un video, insomma, chiacchiericcio che possa avervi tenuto compagnia, avervi fatto passare un po' una mattinata spensierata. E fatemi sapere quali sono le vostre top 10, oppure, vabbè, top 10 mi sembra un po' esagerato, Martina. Top 3, la vostra top 3 delle vostre borse, quelle che preferite in assoluto. E fatemi sapere se volete un altro video con altre top 10. Io vi mando un bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm